minimo 4-5 mila euro per l'autorità portuale. E questo è un discorso che pure va affrontato, perché voi sapete che noi siamo sotto l'autorità portuale di Civitavecchia e Fiumicino e Gaeta, e quando una nave accosta è come se andasse a un parcheggio di questi blu che stanno per le nostre città, diciamo, no? C'è questo costo per una piccolissima nave. Quando andiamo a una nave di pellet, per esempio, che è nell'ordine di 20.000 tonnellate, per l'autorità portuale c'è un incasso di circa 20.000 euro. Per i servizi si spendono cose come 30-35.000 euro, e c'è un introito anche per lo Stato, per esempio, per una nave di pellet di questa dimensione, se non erro, di circa 300.000 euro di IVA, o se fosse Petrock 600.000 euro. Quindi stiamo parlando di un'economia che è in grado di reggere, anche a livello di occupazione, circa 400 addetti. Io non sono un ottimista per natura, perché so che possono essere anche 500, perché ci sono le aziende, ci sono le imprese portuali, ci sono gli organizzatori, ci sono i piloti, 40-50 trasportatori e così. Quindi c'è, credo di poter dire ad alta voce e con convinzione, ma senza voler difendere il fortino, io spero di essere quanto più obiettivo possibile, poi se c'è qualche domanda fatemelo pure, mettetemi in difficoltà. Credo che sia la prima azienda della città di Gaeta oggi, e non so a livello del Golfo se ci sono aziende anche capaci di dare questi numeri che io mi sono permesso di dare. Quindi queste sono le navi.